Allora, buonasera, sono in compagnia di Gianni Silvestrini, che è presidente del coordinamento FRI, quindi un raggruppamento di produttori di energie rinnovabili, di aziende che lavorano all'efficienza energetica e anche direttore scientifico di Kyoto Club, anche in questo caso associazione di aziende, di operatori che fanno pressione sulla politica affinché appunto le decisioni mirino e siano rivolte a un cambiamento che tuteli l'ambiente e il clima. E proprio parliamo di ambiente, clima e posti di lavoro, parlando del libro di Gianni Silvestrini che si intitola 2C, che sarebbe 2 gradi centigradi, che ovviamente sta a significare il limite che la scienza, che il consesso internazionale di meteorologi, di scienziati ha dichiarato come non valicabile, pena uno sconvolgimento del clima e del nostro ecosistema irreversibile, comunque troppo, troppo grave. Ecco, diciamo che in ogni caso dovremmo cercare di limitare qualsiasi tipo di alterazione al clima. Sta di fatto che comunque questa sta avvenendo, stante la concentrazione di gas climalteranti, primo fra tutti la famosa CO2 anidride carbonica, ma 2 gradi è il limite che internazionalmente ci si è posti come non superabile. Recentemente il ministro Galletti ha detto che noi addirittura come Italia vorremmo porci 1,5 gradi. Adesso faremo qualche considerazione perché, stante le politiche attuali italiane, è un po' difficile che noi ci poniamo come best practice internazionali. Comunque, nel tuo libro tu affronti moltissimi argomenti, ovviamente invitiamo a leggerlo perché è ricchissimo di dati tecnici, di best practice internazionali, di quello che sta succedendo negli altri paesi e quindi dà un'idea proprio di quello che potrebbe e dovrebbe essere il futuro. Ecco, parliamo dell'attualità, tra pochissimo inizia la COP21, quindi l'ennesimo tentativo della politica internazionale di trovare una soluzione a questo problema epocale, dei cambiamenti climatici, perché non si tratta, lo ricordo diciamo alle persone meno esperte, non si tratta qui di salvaguardare semplicemente la bellezza ambientale, ma qui si tratta di denaro sonante, perché lo sconvolgimento climatico porta dei danni economici che sono enormi, sono di vastità proprio epocale. COP21 che si innesta in un clima decisamente caldo dovuto alle recentissimi accadimenti terroristici, le frizioni tra paesi, Turchia, Russia, gasdotto, ed è moltissimo incentrato sull'energia dal momento che molti di questi accadimenti hanno per origine lo sfruttamento delle risorse energetiche. Quindi Gianni, se vuoi inquadrarci un po' il tuo punto di vista. Sì, allora, la COP21, questa conferenza mondiale sul clima, rispetto a tutte le sue precedenti edizioni, parte meglio nel senso che ha fatto, ha avuto un percorso per cui oltre 160 paesi hanno già mandato i loro obiettivi, i loro impegni in termini di contenimento delle emissioni dei gas climalteranti. Quindi diciamo che ci saranno tutta una serie di cose da discutere a Parigi, in particolare il monitoraggio e l'eventuale radicalizzazione degli obiettivi negli anni successivi, ma intanto si sa già che per esempio la Cina ha un suo obiettivo, anzi la Cina probabilmente farà di più di quello che ha promesso di raggiungere un picco delle emissioni nel 2030 e poi ridurre, in realtà molti ritengono che potrà già ridurre tra il 2020 e il 2025. Ricordiamo che quest'anno, l'anno scorso e quest'anno, la Cina ha ridotto il consumo di carbone per la prima volta ed è un dato. Si è buttata veramente in maniera pesantissima sulle nuove tecnologie, sia rinnovabili che efficientamento, sta spendendo cifre molto molto importanti. Assolutamente, la Cina per due ragioni. Uno che l'inquinamento delle città cinesi è terrificante, sono oltre 1 milione di morti all'anno per inquinamento, e quindi c'è la richiesta forte dal basso di cambiare modello. Questo modello non può funzionare. E quindi stanno chiudendo le centrali a carbone attorno alle grandi città,
stanno mettendo un limite massimo al numero di automobili che possono essere vendute nelle grandi città, a meno che non siano elettriche. La Cina sta facendo molto, è anche un settore di green economy molto forte, è leader mondiale nella produzione del fotovoltaico, è leader nel solare termico, è molto forte nell'eolico e tutta una serie di altre tecnologie. Quindi un accordo mondiale sul clima significa che queste tecnologie si spanderanno e questo è il motivo per cui la Cina per la prima volta ha accettato di avere degli obiettivi. Ecco, Quindi, scusami, aggiungo anche che già 2 anni fa hanno dichiarato che loro non si potevano permettere di seguire il modello occidentale usa e getta, cioè loro hanno capito, l'hanno dichiarato ufficialmente, che puntano a un'economia circolare perché proprio non possono permettersi di sprecare quello che noi abbiamo sprecato negli scorsi decenni e paradossalmente vengono da noi per prendersi quelli che noi consideriamo rifiuti e riciclarli nel loro paese. Tu dicevi 1 milione di morti in Cina, ricordiamo che però qui in Europa non è che ci siamo molto distanti, l'ultimo studio recentissimo dichiara 400.000 morti dovute all'inquinamento atmosferico e sicuramente 300 miliardi di danni ambientali e sanitari, sempre a livello europeo, dovute all'esternalità, quindi proprio all'inquinamento del settore energetico. Quindi anche quando prima dicevo non si tratta di salvaguardare l'ambiente così in senso poetico, queste sono cifre che devono fare riflettere. sì, l'elemento interessante che già abbiamo introdotto con le dinamiche che stanno avvenendo in Cina è che negli ultimi anni sono calati fortemente di prezzo e si sono migliorati notevolmente i rendimenti di alcune tecnologie che possono oggi rendere praticabile un percorso di decarbonizzazione dell'economia. Perché ricordiamo, per non superare i 2 gradi, noi dobbiamo non solo non far crescere le emissioni come è successo negli ultimi cento e passa anni, ma dobbiamo iniziare a ridurre e arrivare a ridurre il 50% al 2050, tra 35 anni, del 50% a livello mondiale, che significa che per noi paesi ricchi, paesi industrializzati, la riduzione deve essere dell'80%. Quindi riuscire a ridurre dell'80% le emissioni garantendo le condizioni di benessere in tutti i paesi, migliorare le condizioni di benessere, è uno sforzo gigantesco. Ma dicevo che una grossa mano le danno queste tecnologie che gli americani le chiamano disruptive technology, sono tecnologie, cioè queste disruptive technologies, tecnologie che sono distruttive dell'assetto preesistente. L'abbiamo già vista in azione nel campo della generazione elettrica. In questo momento noi abbiamo un sistema di generazione che si sposta sempre di più dal modello centralizzato del secolo scorso, grandi centrali a carbone, nucleare, a gas, a un modello invece misto, sempre più verso un sistema distribuito, decentralizzato, decentrato, con migliaia, decine di migliaia, milioni di impianti. Noi in Italia abbiamo solo nel solare fotovoltaico 650.000 impianti, in Germania molto più di 1 milione. E questo ha messo in difficoltà le grandi compagnie elettriche, che hanno perso una parte del loro valore negli ultimi 5 anni, e che per sopravvivere devono cambiare modello di business, cosa che per esempio l'Enel, E.ON e altre società stanno facendo, stanno tentando di fare, spostandosi verso efficienza energetica, rinnovabili, servizi agli utenti. È un cambiamento epocale. La generazione elettrica sta già vedendo questa trasformazione molto rapida. I prossimi settori che verranno coinvolti saranno i trasporti, perché un'altra di queste tecnologie che ha un effetto dirompente è la batteria, l'accumulo, che sta vedendo una riduzione dei prezzi molto rapida, e questo aiuterà da un lato il solare, perché solare più accumulo ci consente di aumentare l'autonomia del sistema e quindi ridurre l'accesso alla rete, e dall'altra parte consente di dare una forte accelerata alla diffusione delle auto elettriche, che in alcuni paesi dove sono ben incentivate già cominciano ad avere successo. In Norvegia quest'anno un'auto su 4 nuova è elettrica. Dopo il 2020 ci sarà, secondo me, un boom dell'auto elettrica, proprio per il crollo del prezzo Diciamo che delle batterie. potrebbe essere una sinergia, un circolo virtuoso, nel senso che l'auto elettrica potrebbe farmi anche da sistema di accumulo nazionale, nel senso che quando io parcheggio Assolutamente. l'attacco a una presa
E se in quel momento c'è sovrapproduzione di energia dagli impianti rinnovabili, fotovoltaico, eolico, eccetera, l'automobile si ricarica e ricarica appunto completamente la batteria. Altrimenti, se in quel momento c'è carenza, le 10.000, 100.000, 1 milione di automobili elettriche in quel momento restituiscono energia e vanno a colmare dei buchi che magari in quel momento. Come se fosse Una gigantesca una gigantesca batteria. batteria. Sì, e questo è tanto più importante quanto più cresce la quota di rinnovabili non programmabili come solare e l'eolico, perché ricordiamolo che noi in Italia siamo ormai oltre il 40% dell'elettricità prodotta in Italia da rinnovabili, e ormai sono sempre di più i paesi che si danno obiettivi molto ambiziosi. Al 2030 molti paesi europei avranno il 50%, oltre il 50% di elettricità da rinnovabile. La California si è dato l'obiettivo al 50% e la settimana scorsa il governatore dello stato di New York anche lui si è dato l'obiettivo del 50% fra 15 anni, al 2030. Quindi, e siccome molta di questa energia sarà solare e eolica, riuscire a governare una quota molto elevata di rinnovabili che sono non programmabili significa avere per esempio la necessità di utilizzare accumulo distribuito o in alcuni casi centralizzato, anche di intervenire sulla domanda. Questa è un'altra soluzione interessante per cui si può intervenire sulla domanda in modo che io per esempio intervengo con il mio contatore che comanda lo scaldavagno elettrico e dice per mezz'ora Ecco, non. spieghiamo un attimo meglio, diciamo, alle persone. Ci sono tecnologie che permettono di colloquiare con gli apparecchi domestici e dirgli fermati un attimo perché in questo momento l'elettricità costa molto, sta costando molto, non ce n'è molta, quindi magari fermo la lavatrice, fermo la lavastoviglie e la faccio ripartire qualche ora dopo. Oppure faccio per mezz'ora non faccio funzionare il frigorifero o lo scaldabagno che proprio non c'è nessun problema. E queste sono tecnologie, delle soluzioni, si chiama demand response, che negli Stati Uniti sono usate già da parecchio tempo per limitare i picchi di domanda estivi. Da noi in Europa verranno utilizzati, sono già utilizzati in Germania per esempio, per gestire una produzione, elettrica che ha una quota che varia istante per istante perché solare e eolico appunto hanno queste caratteristiche. Quindi andiamo verso la smart grid, una rete intelligente che deve poter gestire questa trasformazione epocale. L'auto elettrica avrà Doppio ruolo. questo doppio ruolo e migliorerà l'aria nelle città, citavi i dati sull'inquinamento, e nella misura in cui c'è una forte quota di elettricità prodotta da rinnovabili, anche consente di ridurre l'altro elemento che è importante per la produzione di anidride carbonica, che è il trasporto. Il trasporto passando all'elettrico con rinnovabili ci consente di abbattere il contributo di questo settore. E vedremo delle grosse novità. Io penso che dopo il 2020 avremo un boom dell'auto elettrica e lo scandalo Volkswagen aiuterà in questo senso perché la Volkswagen dovrà rifarsi nella virginità e punterà molto sull'elettrico. Ma del resto stanno puntando, la cosa interessante è che stanno puntando sull'elettrico non solo molte case automobilistiche, ma anche settori che sono fuori del mondo dell'auto. Per cui prima parlavamo delle compagnie elettriche che se non cambiano modello di business rischiano di scomparire. Lo stesso discorso vale per l'industria dell'auto. In questo momento hanno gli occhi puntati su questo settore, realtà come Google, come Apple, Tesla, ci sono già dentro, che hanno, in particolare Apple, una capitalizzazione enorme, per cui loro puntano a un'auto elettrica e connessa, fino ad arrivare all'auto senza guidatore, che poi è l'obiettivo finale. Quindi questo è un altro settore con grandi cambiamenti. Il terzo settore che vedrà cambiamenti notevoli è quello dell'edilizia, perché ricordiamo che oltre metà dei nostri edifici, ma il discorso vale per la Gran Bretagna, per gli altri paesi europei, ha un livello di consumi che è circa 3-4 volte superiore a quello delle prestazioni di un nuovo edificio. Quindi i margini di intervento Sono nell'edilizia enormi. esistente sono enormi, Ecco. e tanto è il settore in cui si possono ottenere più facilmente risparmi di energia, quindi riduzione delle bollette dei cittadini, riduzione delle importazioni di petrolio e di E gas, quindi di dipendenza. dipendenza energetica, soprattutto il gas, e
e riduzione delle emissioni di anidride carbonica, quindi sono favorevoli al clima. La riflessione da fare sull'edilizia però è questa, che noi abbiamo avuto fino adesso uno strumento che ha funzionato bene, che sono le detrazioni fiscali, che però ogni volta faticosamente devono essere rinnovate, però per andare a obiettivi così radicali, meno 80% dicevamo prima, non possiamo più limitarci a riqualificare singoli appartamenti, dobbiamo passare alla riqualificazione di interi edifici, interi quartieri. Quello che in Europa si chiama deep renovation, riqualificazione spinta. Riqualificazione spinta si può fare con delle soluzioni di finanza innovativa, perché si possono avere i soldi per fare questi interventi, ci sono delle esperienze internazionali molto interessanti che nel libro sono citate, come nel libro è citata un'esperienza interessante di industrializzazione della riqualificazione energetica degli edifici, che ha il vantaggio di Standardizzazione. standardizzazione, cioè praticamente il lavoro del cappotto infissi viene fatto a monte, in fabbrica, avendo acquisito tutti i dati in maniera digitale dell'edificio da riqualificare, e poi la fase vera e propria di riqualificazione avviene in tempi strettissimi. Quando io ho scritto il libro era una settimana si riqualificava un edificio. Recentemente abbiamo visto un'esperienza olandese questa, un filmato che ci hanno fatto vedere gli olandesi, e la riqualificavano in un giorno. In un giorno. Cioè, anche qui c'è una rivoluzione che sta per arrivare, e bisogna anche in questo caso che il mondo delle imprese si adatti al nuovo contesto, si devono aggregare le imprese, qualificare, organizzare, perché il mondo va velocissimo. Ma riuscire a ridurre i tempi e i costi, in questo modo gli olandesi hanno ridotto il 40% i costi di riqualificazione di un edificio, portando riducendo i consumi del 70% e il 30% che rimane facendolo col fotovoltaico, per cui alla fine la bolletta si azzera, e grazie al fatto che si azzera la bolletta si può continuare a pagare per un certo numero di anni la bolletta, non avendo pagato niente all'inizio, e in questo modo si ripristina il fondo di rotazione che ha consentito di fare intervento, e finito questo periodo uno si trova un edificio riqualificato e che non paga più le bollette energetiche. Cioè è un sistema molto interessante che sta funzionando. Tra l'altro questa esperienza olandese adesso sta per essere applicata anche in Francia, in Gran Bretagna, e anche in Italia ci sono delle realtà che stanno studiando appunto questo modello per cercare di diffonderlo anche da noi. Quindi in tutti i settori stanno avvenendo delle trasformazioni molto, molto rapide. E questo è il settore della tecnologia. La tecnologia solo non basterebbe, bisognerà anche cambiare i comportamenti, È la politica. bisogna cambiare il modello di sviluppo, c'è un problema etico. La enciclica di Papa Francesco da questo punto di vista è una cosa È un assolutamente programma politico che va dettagliatissimo. letta, e fortunatamente in questo momento viene discussa in migliaia di parrocchie in tutto il mondo, ed è effettivamente lega il tema climatico, ambientale, al tema sociale, le disuguaglianze, è veramente radicale nel suo approccio. Anche oggi il Papa ha detto una frase cortissima, semplicissima: il terrorismo si alimenta di povertà. Sì, Quindi, è un'analisi tranchant che, detta proprio da Papa Francesco, lega un tema etico, perché un'altra cosa da ricordare sul tema del clima è che, questo l'ha detto Obama, questa generazione, perché si giocherà tutto nei prossimi 10-15 anni, perché diciamo, bisogna andare poi a dimezzare le emissioni, arrivare a un picco poi a dimezzare le emissioni, questa generazione è quella che avrà la responsabilità del futuro delle prossime centinaia di generazioni, perché se questa generazione fallisce, scappa di mano la situazione e andiamo verso un esito guarda, catastrofico. ti dicevo che qualche giorno fa ho fatto un'intervista simile a Greenpeace per il loro libro. Il loro libro si apre con la frase: care generazioni future, vi preghiamo di scusarci, eravamo ubriachi fradici di petrolio. Quindi proprio siamo sotto gli nefasti effetti del petrolio. E volevo introdurre l'argomento dell'esternalità. Io prima ho parlato di 300 miliardi di danni a livello europeo.
abbiamo il grosso tema di dover cambiare la fiscalità in maniera che chi inquina paghi. È un principio di buon senso, è un principio comunitario perché scritto nero su bianco su una direttiva. È anche un nostro punto nel programma politico 5 Stelle. Però vediamo la difficoltà estrema della politica a mettere insieme una seria riforma fiscale che fra l'altro viene chiesta anche dagli organismi internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, che ha detto testualmente che il regime fiscale su tutto il comparto delle fossili è troppo blando perché non comprende gli enormi danni ambientali che vengono generati. Allora, tu nel libro parlavi di una carbon bubble, che potrebbe essere una cosa che aiuta, una riforma fiscale in questo senso. Sì, sono due temi. Uno è lo strumento, tu citavi, la carbon tax, cioè che sia fiscalmente neutro, nel senso che si riduce il costo del lavoro e si aumenta il costo dei combustibili fossili che hanno delle esternalità ambientali che normalmente non vengono contabilizzate. Questo, molti organismi internazionali dicono che bisogna farlo e che questo è il momento giusto perché il prezzo dell'energia è basso, quindi sarebbe una cosa che sarebbe assolutamente gestibile facilmente, ma politicamente è un tema molto Tabù. difficile, tabù, assolutamente tabù. Quindi questa è la carbon tax come strumento, però dopo Parigi è possibile che questo tema riprenda forza perché se tutti i paesi hanno i loro obiettivi, allora si passerà agli strumenti per raggiungere quegli obiettivi, che sono obiettivi in alcuni casi anche ambiziosi. La carbon bubble, la bolla di carbonio, è molto semplice. Se noi non vogliamo superare i 2 gradi, si stima che circa 2/3 delle riserve di petrolio, carbone e gas non potranno essere utilizzate. Devono rimanere sottoterra dove stanno. Devono rimanere sottoterra. Ma se così è, le multinazionali e anche gli stati sovrani che hanno le compagnie statali di estrazione di carbone o petrolio, rischiano di vedersi fortemente ridotto il proprio valore azionario perché una parte del loro valore sta proprio nelle riserve che hanno. Quindi questo è un tema che per esempio il mondo della finanza internazionale in questo momento sta osservando con attenzione, dicendo guardate attenzione, riflettori puntati, dice agli azionisti, perché se ci arriva un accordo serio sul clima, voi rischiate grosso. E quindi chiedono alle compagnie di dichiarare quali sono le loro strategie future per poter garantire che siano coerenti con gli scenari climatici. Sono coerenti? Finora di tutte le compagnie che hanno lavorato scenari, tutti ritengono che non sarà così, continuerà a crescere la domanda di petrolio, di carbone e anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia dice queste cose. E sono assolutamente in controtendenza rispetto a uno scenario climatico. Allora, salvo qualcuno, per esempio la Statoil norvegese, ha degli scenari che sono di riduzione della domanda coerenti con. La strategia di queste società a questo punto è o riescono a riconvertirsi, come hanno fatto le compagnie elettriche che adesso fanno rinnovabili efficienza, ma nel loro caso è più complicato perché il loro core business è proprio estrarre carbone e petrolio. Una delle più grandi società carbonifere negli Stati Uniti ha perso il 97% del suo valore negli ultimi anni. La Statoil norvegese invece cosa ha fatto? Ha detto, sfrutto il mio know-how per fare eolico offshore, in mare aperto, floating, Galleggiante. galleggiate. E quindi stanno cercando di diversificare le proprie attività. Quello sarà l'osso duro di combustibili fossili perché fa parte proprio della loro attività centrale e sono le società più a rischio in una transizione energetica epocale come quella che ci aspetta nei prossimi 20-30 anni. Sì, tu prima parlavi della California che sta facendo ottime politiche in questo senso. La California ha deciso di utilizzare una tariffa elettrica progressiva, cioè man mano che un utente consuma più elettricità, man mano questa gli costa singolarmente più cara. Ha introdotto delle tariffe speciali per utenze ad alta efficienza energetica,
cioè premiando chi utilizza pompe di calore, auto elettriche, quindi dando a queste utenze molto efficienti un'energia più economica. Però per il resto, nella generalità, ha deciso di utilizzare una tariffa progressiva. Qui in Italia siamo, diciamo, in posizione, opposta, perché col 1º gennaio entrerà in vigore invece una nuova tariffa elettrica che fa pagare molto la prima soglia di consumo, quella, diciamo così, indispensabile, quella che serve per una famiglia media, per i consumi normali. E noi temiamo che questo andrà a penalizzare fortemente gli investimenti proprio in efficienza energetica e proprio in autoproduzione di energia per i propri consumi, che tra l'altro diventeranno anche un obbligo per i nuovi edifici, perché con la normativa attuale i nuovi edifici progressivamente dovranno essere sempre più autoproducenti l'energia. Secondo te, quale può essere la quadra di questo discorso? Allora, la California è sempre stata molto virtuosa, tanto che dalla prima crisi petrolifera del 73 a oggi il consumo elettrico pro capite più o meno è rimasto costante, mentre nel resto degli Stati Uniti è aumentato del 50%, e questo perché hanno adottato sempre normative più avanzate sugli edifici, sugli elettrodomestici e così via, in modo da evitare di costruire nuove centrali. Loro hanno evitato in questo modo di costruire nuove centrali. Se gli Stati Uniti avessero adottato le stesse politiche della California, sarebbero state molte decine di centrali che si sarebbero evitate di Ecco, tra costruire. l'altro tu spieghi nel libro che questo è dovuto a una singola persona che si è opposta alle previsioni delle grandi compagnie che volevano costruire negli anni 60-70, volevano riempire gli Stati Uniti di centrali, Nucleari. e lui era un consulente del governo, se non ricordo male, ha detto no, attenzione, perché è vero che saliremo nei consumi, ma saliremo anche nell'efficienza, per cui non è necessario costruire questo numero Sì, impressionante di lui convinse il centrali. governatore della California, era Arthur Rosenberg, uno scienziato, allievo di Fermi tra l'altro, Torniamo sempre all'Italia. che dimostrò che con elettrodomestici più efficienti, con tutta una serie di soluzioni, si poteva tranquillamente evitare di costruire queste nuove centrali. E il governatore gli dette retta e in effetti non costruirono queste centrali, erano centrali nucleari per l'appunto. E quindi la California ha avuto un atteggiamento rigoroso su questo versante anche dal punto di vista delle tariffe, perché l'obiettivo era quello di garantire un uso più razionale possibile dell'energia elettrica e contemporaneamente adesso anche di spingere sulle rinnovabili in modo che questa energia fosse energia pulita. Ricordiamo che la California ha un obiettivo al 2030 di 50% di generazione elettrica da rinnovabili, di consumi elettrici da rinnovabili. Quindi è uno Stato che ha sempre ha spinto molto in questa direzione. Ecco, in Italia c'è questa riforma in atto che potrebbe essere penalizzante, ci sono molte proposte che cercano di evitare che possa esserci contraccolpi negativi, per esempio anche nella diffusione poi del fotovoltaico e più in generale che incentivi. Trovare una soluzione che da un lato consenta di aumentare gli usi elettrici, quelli intelligenti, perché l'auto elettrica o la pompa di calore ad alta efficienza Quelli efficienti, sono quelli si deve efficienti. trovare una soluzione che contempli queste esigenze, ma che non dia il segnale adesso che invece all'attuale sistema, che è un sistema progressivo come quello della California attualmente, Attualmente. che venga smantellato con poi delle controindicazioni che potrebbero essere negativi proprio dal punto di vista sia dell'efficienza energetica che delle rinnovabili. Ecco, nel tuo libro hai dedicato anche un capitolo al nucleare, perché ogni tanto salta fuori sempre questa opzione, qualcuno che dice ma il nucleare comunque rimane una fonte molto potente, relativamente economica, non si capisce chi dovrebbe pagare in questo caso lo smaltimento, visto che non abbiamo ancora idea di quanto ci costerà smaltire le scorie. Il Giappone, dopo la nota vicenda di Fukushima, ha spento quasi tutto e grazie all'efficienza è riuscita a mantenere il suo stile di vita con un enorme sforzo appunto sull'efficienza energetica.
Negli Stati Uniti mi pare che il mercato, tu spieghi, il mercato degli Stati Uniti è praticamente fermo, gli unici che stanno investendo qualcosa sono i cinesi. Sì, l'efficienza energetica, diciamo che meno male che il referendum in Italia ha bloccato il nucleare, altrimenti oggi l'Enel sarebbe una bad company, nel senso che avrebbe investito un mare di soldi, siamo con un eccesso di potenza e sarebbe... Ma l'esperienza del nucleare in Europa da questo punto di vista è esemplare, nel senso che le due centrali che stanno costruendo, una in Finlandia e l'altra in Francia, hanno dei ritardi di 6-7 anni, costi che sono raddoppiati, triplicati, e la controprova che questa tecnologia, mentre le rinnovabili riducono sempre di più i loro costi, il nucleare aumenta i costi perché si mettono sistemi di sicurezza sempre più sofisticati, sempre più ridondanti, è data dall'accordo, dal contratto fatto dagli inglesi sulla centrale di Hinkley Point, che è stata raggiunta l'accordo. Ricordiamo un attimo, appunto, gli inglesi dovranno pagare l'energia. Sì, è stato raggiunto un accordo con i francesi che hanno detto: noi la costruiamo, ma ci dovete garantire per 30 anni un costo dell'energia elettrica che è il doppio di quello che in questo momento si paga sul mercato elettrico inglese, e quindi andrà a finire sulla bolletta dei cittadini inglesi, che pagheranno di più l'energia elettrica. Io ricordo che in Italia si diceva che si faceva il nucleare per ridurre le bollette. Il nucleare, siccome è costosissimo, va a aumentare il costo della bolletta, e di fatto appunto in questo momento la stessa Francia, che è la più nucleare, ha deciso di ridurre il numero di centrali. La Germania ha deciso di chiudere, di uscire dal nucleare, la Svizzera pure, l'Italia è uscita, quindi è un percorso che vede, salvo appunto la Cina, che disperatamente vuole uscire dal carbone, quindi punta su tutto, punta sulle rinnovabili, sull'efficienza, sul nucleare. In realtà le rinnovabili in questo momento anche in Cina stanno andando molto più rapidamente, perché hanno la Cina in questo momento è il leader nella installazione di impianti eolici e solari. E abbiamo almeno tre banche multinazionali che hanno dichiarato ufficialmente che a livello economico le rinnovabili sono l'opzione più economica, più vantaggiosa, tenendo conto di tutte le variabili di approvvigionamento, di variazione nei mercati. Punteranno su questo. C'è un altro aspetto importante, che è quello dello shale gas. Shale oil, shale gas. Qualcuno dice che l'Arabia Saudita ha manovrato per far scendere il prezzo del petrolio agli attuali livelli, praticamente dimezzati rispetto a un anno e mezzo fa, perché vuole, diciamo così, far crollare quella specie di castello di carte che è l'industria dello shale oil, che ha dei costi di estrazione estremamente elevati, che però in questo momento sono, diciamo così, tenuti nascosti. Sì, lo shale oil consente di estrarre petrolio e anche gas da delle rocce sedimentarie che normalmente in passato non avrebbero mai consentito la produzione. Quindi è una tecnologia che ha aperto degli scenari completamente nuovi, in particolare negli Stati Uniti, anzi direi in questo momento solo negli Stati Uniti. Si sta tentando in Gran Bretagna, ma con grosse resistenze, si sta tentando in Cina, si sta tentando in Argentina e in altre parti, ma l'unica realtà dove effettivamente si sta ottenendo dei risultati peraltro anche clamorosi, perché c'è stato un boom della produzione soprattutto nel gas, ma anche nel petrolio, la reazione dell'Arabia Saudita è effettivamente stata quella di mettere in difficoltà la Russia, che produce petrolio, gli Stati Uniti che vengono visti come pericolosi, temibili competitor. Devo dire però che i prezzi, nel momento in cui i prezzi del petrolio sono abbassati molto, adesso sono all'ordine di $45 al barile, anche i costi di estrazione sono stati abbastanza in gamba da ridurre, ma certo che se rimangono così bassi
il rischio che, come già sta avvenendo, falliscono alcune società o vengono incorporate e alla fine non riescono a reggere. Però la cosa più interessante è che sulla produzione, sul gas, che del petrolio, e che rispetto alla teoria del picco di produzione del petrolio, io direi che noi siamo adesso di fronte a un picco del consumo di petrolio. Uno dei motivi per cui c'è questa riduzione del prezzo del petrolio è che, di fronte a una domanda che non è salita come si aspettava, l'Arabia Saudita non ha agito come sempre faceva, come cassa di compensazione, riducendo la produzione per mantenere i prezzi alti. Non l'ha fatto, ma ha continuato a pompare, e a questo punto c'è un eccesso di produzione e quindi i prezzi sono crollati. Ma tutto fa pensare, parlavamo prima dell'auto elettrica, ma se l'auto elettrica si diffonde, la domanda di petrolio non continuerà più a salire, rimarrà stazionaria e comincerà a calare. Quindi questo è lo scenario positivo dal punto di vista ambientale, ma che pone dei seri interrogativi alle strategie delle multinazionali che operano in questi settori, perché se la domanda comincia a calare, mentre tutti gli scenari ufficiali, quelli dell'Agenzia Internazionale dell'Energia per esempio, dicono carbone continuerà a salire, petrolio continuerà a salire, e che sembra una contraddizione rispetto agli obiettivi della sfida climatica. La realtà è che invece stanno cambiando le cose, stanno cambiando le abitudini delle persone, perché oltre all'auto elettrica abbiamo il car sharing e altre soluzioni, bike share, che cambiano la modalità, cioè il governo della mobilità urbana sta cambiando. A Milano oggi l'effetto combinato di un car sharing con 300.000 iscritti e road pricing sta facendo ridurre il numero di auto, cioè stiamo veramente cambiando la faccia delle città. Ecco, e questo è solo l'inizio, perché poi avremo una diffusione di tecnologie e di cambio di mentalità. Ultima cosa sul cambio di mentalità. Prendiamo la bicicletta. La bicicletta non si capisce perché nel centro nord Europa ci siano città che tranquillamente hanno un quarto, 30% di spostamenti in bicicletta, e invece in Italia, salvo alcune aree, Veneto, Emilia Romagna e così via, che sono virtuose, ma in altre città, abbiamo Roma, Palermo, non, invece questo non avviene. È un problema di infrastrutture, perché se uno vede le infrastrutture che ci sono nel centro nord Europa sono d'eccezione, ma è anche un problema di mentalità, cioè dobbiamo capire che per battere una sfida così complessa e radicale come quella del clima, dobbiamo anche ragionare e cambiare i nostri modelli comportamentali. Anche perché c'è la bici elettrica, esatto, che io ne ho una da 6 anni e effettivamente aiuta molto. Però io volevo chiudere, Gianni, tornando all'Italia. Problema nazionale, problema prioritario, che è creazione di posti di lavoro e ridistribuzione di ricchezza. Allora, noi avevamo due filiere in controtendenza rispetto alla crisi generale che si è verificata dopo il 2008, con i noti fatti della crisi finanziaria che ha trascinato con sé quasi tutti i reparti. Avevamo queste due filiere, rinnovabili ed efficienza energetica, in cui siamo maledettamente bravi, in cui siamo molto molto bravi. Abbiamo perso molti treni tecnologici, perché per esempio il fotovoltaico avevamo iniziato noi a produrlo primi anni 90 addirittura con una succursale dell'ENI, poi evidentemente è stata tenuta nascosta in un cassetto, e abbiamo perso decisamente quel treno produttivo. Però secondo te ha ragione chi dice che potremmo creare, e noi siamo fra questi, potremmo creare centinaia di migliaia di posti di lavoro se avessimo una politica meno ostativa, perché non voglio neanche dire più incentivante, voglio dire meno ostativa per quanto riguarda sia le rinnovabili che l'efficienza energetica. Ci sono decine di campi di applicazione, abbiamo, come hai detto tu giustamente, un patrimonio edile, 8 milioni di edifici che sono stati costruiti prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica, e la maggior parte, che ha più di 40 anni, oltre la metà degli edifici italiani ha più di 40 anni di vita, quindi dal punto di vista energetico è assolutamente inefficiente. Quindi secondo te queste potrebbero essere
due settori uniti ovviamente al riciclaggio, quindi quello che si chiama economia circolare, molto più banalmente è riciclaggio di tutte le materie plastiche, i metalli, il vetro, tutte le varie materie. Questo potrebbe creare negli altri paesi, sta creando posti di lavoro. Allora, sul primo tema, sulla strategia climatica, che significa appunto, dando sostanza, efficienza energetica, rinnovabili, mobilità sostenibile, sono queste, dobbiamo dire che in questo momento manca una visione insieme, manca una strategia insieme che dica noi vogliamo andare per arrivare al 2030. Una politica industriale di lungo respiro. Manca sia le politiche per ottenere risultati, per cui per esempio i rinnovabili negli ultimi anni hanno avuto sempre bastoni tra le ruote, sia una politica industriale che dica allora ci sono, se questi sono i settori vincenti dobbiamo avere un ruolo nelle tecnologie dell'efficienza energetica, rinnovabili, della mobilità sostenibile. L'auto elettrica per esempio, l'Italia è totalmente fuori in questo momento. Allora se, questi sono appunto, ed è tra l'altro il motivo per cui ho scritto il libro, cioè far capire che ci sono delle straordinarie opportunità che si aprono, ma queste straordinarie opportunità che tra l'altro le imprese dal basso cercano già di cogliere autonomamente, ma che hanno bisogno di una regia d'insieme. Per esempio, tu ti parlavi del parco edilizio, ma per far il salto di qualità e nei prossimi 20 anni andare ad aggredire l'inefficiente parco edilizio, hai bisogno di strumenti di finanza innovativa, hai bisogno di un ruolo di stimolo, di fondi di rotazione, fondi di garanzia. Ecco, tutto questo manca, mentre se venisse avviato consentirebbe per esempio nel settore dell'edilizia, che ha perso 500.000 di posti di lavoro, di rilanciare tipicamente una azione anticiclica che serve per ridare occupazione e poi con gli altri elementi che abbiamo già detto prima, ridurre i consumi, le bollette, le emissioni. Quindi sono queste politiche che non a caso dalla Merkel a Obama tutti considerano come centrali in una strategia intelligente che riguarda il futuro, dovrebbero essere prese in seria considerazione anche in Italia, perché non si capisce perché noi che appunto abbiamo avuto svolto un ruolo di punta, ricordiamo che l'Italia è il paese che ha la più alta quota di solare fotovoltaico messo in rete nel mondo, noi siamo solo del 9% e siamo più alti della Germania. L'abbiamo fatto in maniera un po' scomposta, ma abbiamo ottenuto grandi risultati. Le nostre aziende adesso sono in giro per il mondo a installare impianti a fonti rinnovabili e così via, cioè abbiamo acquisito un know-how. Allora questo filone rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile sono dei filoni che devono diventare centrali in una strategia intelligente e che sia collegata ai due potenti driver, diciamo settori trainanti che orienteranno le scelte nei prossimi 20-30 anni, che sono il clima e l'economia circolare. Come hai detto tu, il 2 dicembre la Commissione europea farà uscire il pacchetto sull'economia circolare e questo sarà uno strumento molto importante per orientare le scelte delle politiche industriali e sta a noi riuscire a cogliere l'opportunità e riuscire a che diventeranno molto interessanti in Italia e all'estero, perché per concludere l'accordo mondiale sul clima fa sì che si aprono mercati molto interessanti in tutto il mondo e le nostre aziende appunto che già ci sono possono essere ancora più presenti con le tecnologie, con tecnologie innovative. Quindi si tratta di avere visione e poi definire una strategia di lungo periodo. Questi sono gli elementi che sono importanti e che speriamo che dopo la conferenza di Parigi, si riescano a smuovere. Allora, noi come gruppo politico queste cose le stiamo dicendo da prima ancora di arrivare in legislatura, quindi le stiamo supportando. Chi volesse avere una situazione globale aggiornata, lo invito a leggere questo libro che, ripeto, contiene veramente decine e decine di situazioni e di dati aggiornati, quindi vi sarà utilissimo per capire che non stiamo parlando di visioni, di ipotesi così campate in aria, ma di solide realtà su cui ci possiamo appoggiare per creare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ecco, io ringrazio Gianni Silvestrini, in bocca al lupo per la trasferta a Parigi, che ovviamente sarà molto delicata per il nostro futuro, ma chiaramente è una tappa, poi il percorso proseguirà
nei prossimi anni noi speriamo di poter essere sempre a fianco e poter coniugare l'ambiente, i posti di lavoro e la salute dei cittadini, che sono tre cose che dovrebbero andare sempre a braccetto. Quindi grazie Gianni. Ci vediamo dopo Parigi e tutti alla manifestazione del 29, che in migliaia di città in tutto il mondo, purtroppo non a Parigi pare, si terrà proprio per dare una spinta a che si raggiunga un accordo sul clima veramente serio. Bene, grazie.